Ciao a tutti, sono la dottoressa Ida e l'argomento di oggi è ipersudorazione, cause e rimedi. Iniziamo col dire che la sudorazione è il processo con cui il nostro organismo regola la propria temperatura corporea ed espelle le tossine. Le cause possono essere differenti, di tipo ambientali, ovvero l'aumento di temperatura, di tipo fisica, in seguito ad attività sportiva, di tipo psicologico, ansia o stress, o anche di tipo patologico. Patologie quali appunto diabete, obesità o stati, come ad esempio la menopausa, possono portare ad un aumento di sudorazione. L'ipersudorazione è una condizione che molto spesso crea disagio. È possibile ovviare a questo problema mettendo in atto dei piccoli rimedi, quali ad esempio raggiungere quando è possibile luoghi freschi ed abbigliarsi con indumenti larghi, preferendo ovviamente fibre naturali quali lino o cotone. Se invece la causa dovesse essere di tipo psicologico, aiuta molto in questo caso praticare uno sport o anche yoga. Se dovesse essere invece di tipo patologico, sarebbe opportuno intraprendere una terapia di tipo farmacologica o, perché no, anche di tipo fitoterapica. Nel momento in cui c'è ipersudorazione, il nostro organismo perde molti sali minerali. La carenza di questi all'interno appunto del nostro corpo può portare a dolori muscolari, crampi e senso di affaticamento. Proprio per questo motivo è molto importante integrare. Integrazione che può essere fatta semplicemente con una corretta alimentazione, preferendo cibi quali frutta e verdura, frutta soprattutto di stagione, ma anche frutta secca. Qualora la semplice alimentazione non dovesse essere sufficiente, bisogna integrare assumendo degli integratori, preferendo sempre quelli che contengono non solo sali minerali, ma anche le vitamine. Spero che questo video consiglio possa esserti d'aiuto e ti aspetto al prossimo. Ciao!